Benvenuti amici YouTube, qui è Okra1993, il video di oggi sarà un video riguardante le carte di Chaos Impact, guida allo sneak, spoiler, un po' di tutto come sempre, quindi partiamo subito perché sarà lunga. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like al video se non l'avete ancora fatto e c'è un giveaway che sta andando avanti ancora per poco, quindi aggiornatevi e aggiungetevi al giveaway se volete partecipare. Quindi partiamo subito sul sito Card Game Beta. Uno dei pochi siti in cui ci sono tutte le figurine, le figurelle da farvi vedere, quindi ve le mostro qui. Ufficiale data del rilascio 24 ottobre, quindi sarà legale per il YCS di Londra, cosa molto molto importante. Questa è la busta di Chaos Impact, ovviamente la carta più figa è quella che è in copertina, come sempre. Andremo a parlarne dopo per chi non la conoscesse già. Allora, uno sneak, vediamo cosa si può fare, cosa no. Partiamo subito con un giallone, c'è sempre meno uno che non serve a nulla, però è grosso, quindi molto bene. Poi abbiamo roba Marinches, il mandarino che si può giocare assolutamente in versioni paleo con rane più Marinches molto carine. Marinches che sono molto attesi dalle persone. Ci sarà uno shifting secondo me tra i player di Salaman Great che andranno a spostarsi verso Marinces perché è considerato un po' un nuovo Salamagna. Secondo me, semplicemente perché alcune meccaniche lo ricordano un po': l'utilizzo dei link, l'utilizzo di trappole forti e le scombate da monocarta. Mandarino, carta interessante, così come la Crown Tail, ma soprattutto la Blue Tongue che sarà Secret, ovviamente, perché è forte, è la più forte. Se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, possiamo fare Foolish di un Marinces, certo lei stessa. Se questa carta viene mandata al cimitero come materiale per l'evocazione Link di un mostro acqua, possiamo disotterrare le prime tre carte in cima al nostro deck. Se lo facciamo, aggiungiamo una carta Marinces che abbiamo rivelato tra di esse e andiamo a mischiare le restanti nel mazzo. Quindi una carta che fa anche da Duality oltre che da Foolish ed è una carta Marinces, quindi veramente veramente forte, archetipo Cyberso tra l'altro, quindi si può abusare di carte come Cyanide Mining. Un mazzo che secondo me dopo questa espansione potrà dire la sua, anche combinato appunto con le rane magari. Poi abbiamo questo brutto drago qua che non mi ispira, quindi non lo leggo, uno 0-0, sembra molto per bambini. Poi abbiamo altri Dinoprestrer, che anche qua tutti basati sul going second, buttati lì a casaccio in ogni espansione, disegni sempre più brutti, ogni volta mi sono costretto a lamentarmi, che cos'è questa cosa qua? Sono costretto a lamentarmi dei disegni di Dinoprestrer, perché a parte Pancratops, che è anche quello più forte, sono veramente osceni, è detto da un giocatore di Dinosaur. Poi abbiamo gli Akai, gli dei della distruzione, nonché Akai Shin, nonché citazioni di Goku, Dragon Ball, non lo so, ditemelo voi, ci saranno tante citazioni in questo booster. Gli Akai sono molto attesi perché sono veramente molto forti, partono quando spaccano, spaccano all'infinito, ed è per quello che sono dei della distruzione, perché distruggono veramente veramente tanto. Pecca, tra virgolette, è che la maggior parte di queste carte sarà secret, quindi preparate il vostro portafogli. Abbiamo l'Arha che dice che possiamo targettare una carta che controlliamo, non possiamo evocare special, mostri, eccetto demoni, e poi spacchiamo quella carta e se lo facciamo evochiamo special questa carta dalla nostra mano. Se questa carta viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta, eccetto dall'effetto di lei stessa, possiamo evocare specialmente un mostro Akai dalla mano o dal deck, quindi forte. Poi abbiamo Rakia che fa la stessa identica cosa, però è acqua. Poi abbiamo il primo vero Akai Shin, il Nomagatama, che guadagna 300 di attacco per ogni carta Akai nel nostro cimitero. Peccato che parte da 0, avesse una partenza un po' più alta sarebbe più forte. Possiamo selezionare come bersaglio un mostro controllato dall'avversario e poi linkare utilizzando questo e quel mostro. Se questa carta viene spaccata in qualsiasi maniera, possiamo selezionare come bersaglio un mostro
Akai. Mostro Akai, eccetto lui stesso, nel cimitero ed evocarlo specialmente. Poi abbiamo supporti per i gladiatori bestia, attesissimi dai giocatori vecchi. A me non fanno impazzire personalmente, però so che c'è gente che li ama. Questo fa scartare uno e pescare due, quindi molto forte. Poi si shuffola come gli altri, ovviamente. Poi abbiamo l'Atrix, che se viene evocata special ti fa mandare uno dal deck o dall'extra deck al cimitero, un altro GB. Ovviamente, e lei prenderà lo stesso nome nonché il livello del mostro che abbiamo mandato. Anch'esso, ovviamente, post battle si può shuffolare. Poi abbiamo il Vespasius, che fa cose anche lui. Queste qui sono proprio cose che si possono giocare in GB e basta. Quindi, la pecca che ho visto finora in questo booster è che c'è poca roba generica, ma tanti supporti per gli archetipi. Poi abbiamo anche qui altre citazioni, come avevo annunciato, abbiamo lo Star-Lord e Nebula. Fatemi sapere poi nei commenti qui sotto da dove provengono Star-Lord e Nebula, da quale film Marvel, vi do un piccolo indizio. Queste sono carte generiche per i draghi, supporto forse Blue Eyes, fanno cose con i draghi livelli 8. Con i draghi grossi, questo fa fare ranghi 8 più easy. Il bulbo, drago spirale, sì, bellissimo, però niente di eccezionale assolutamente. Poi abbiamo supporti a Roma che non sono niente male. Questo qui, se viene mandato al cimitero, ti fa guadagnare 500 life points, quindi lo fai in normal, a game 3, al 39esimo minuto, l'incuribo, guadagni 500 passo, fine tempo, vinto. Questo sarà l'utilizzo principale per questa carta. Poi abbiamo Marioram Aromage, che è abbastanza forte. Se i tuoi points sono più alti, cioè finché i tuoi points sono più alti di quelli dell'avversario, non prenderai danni dalle battaglie che coinvolgono i mostri pianta. E poi, quando un mostro pianta viene distrutto in battaglia, possiamo specialare questa carta alla mano e guadagnare 500 life points. E se guadagniamo life points, possiamo selezionare come bersaglio carte nel cimitero che sono minori o uguali al numero di Marioram che abbiamo sul nostro terreno e bandirle. Quindi è una carta carina, niente eccezionale per lo sneak finora. Poi abbiamo il nuovo Tengi Aina, che è molto buono sia nell'economia del mazzo Tengi, perché è quello che mancava un po' al mazzo, sia per lo sneak, perché è una carta che si specialla con un 2006 di difesa. Quindi se non controlliamo mostri con effetto possiamo specialarla. E poi se controlliamo un mostro non con effetto possiamo bandire questa carta dalla mano al cimitero, evocare specialmente un mostro Tengi escluso lui stesso dal deck, e poi non potremo più specialare niente se non Wyrm per il resto del turno. Quindi, come dicevo, una carta molto molto forte nell'economia del mazzo Tengi. Allo sneak l'effetto secondario non si potrà usare perché non ci sono altri Tengi, però l'effetto primario di autospecialarsi è un 2006 di difesa, è assolutamente buono. Poi abbiamo l'ennesimo 00 rettile orrendo che non sto neanche a leggere, supporto è volatile, ok. Poi abbiamo un altro artefatto dei World Legacy, la spada che quando picchia rimbalza dentro l'extra deck quello che ha picchiato, se picchia un link, quindi sì, carina, però resta comunque uno 0-0. Poi abbiamo un supporto a caso Infinitrack buttato lì, che non ha mai fatto nulla questo mazzo, e amen. Poi abbiamo l'uccello meccanico che fa cose strane anche qui. Durante la main phase, se questa carta è evocata normal o special, in questo turno possiamo fare una normal in più di un mostro che abbia lo stesso tipo, diciamo, un casino. Se questa carta poi che è stata evocata special viene tributata, guadagniamo 2050 life points. Io non so neanche perché debbano per forza creare questa paute di cose ovunque.
Poi abbiamo mini supporto roccia perché le rocce devono risalire, perché è uscito Nibiru, perché roccia è un tipo che non si calcolava più nessuno, e ogni tanto la Konami fa uscire supporti, cosa buona. Carta molto strana questo Congrade primate dei conglomerati, che appunto è enorme, innanzitutto 3000-2000. Non può essere evocata normal o posizionata, deve essere evocata specialmente dal suo effetto. Se uno o più mostri sono mandati dalla mano dell'avversario e o dal deck al cimitero, possiamo specialare questa carta dalla nostra mano coperta in posizione di difesa. E quando viene scoperta, possiamo selezionare come bersaglio due carte sul terreno e distruggerle. Quindi abbastanza carina, nonché addabile da una carta che vedremo dopo. Poi abbiamo questo asteroide che finisce con roid, asteroid, e loro ci tengono a dirci che questa carta non viene considerata come una carta roid, quindi mi spiace per chi amava le macchinine dei roid come me quando ero piccolo. Quando questa carta attaccante distrugge un mostro dell'avversario, in battaglia possiamo scartare uno, questa carta può attaccare di nuovo e inoltre rende inutilizzabile la zona in cui c'era quel mostro. Poi abbiamo un pesciazzo qua, il Brinigle, che non mi ispira molto. Infatti è oscena. Poi abbiamo Luna, spirito dell'oscurità, che non può essere neanche lei evocata normal o settata, deve essere specialata bandendo un dark dal cimitero, quindi entra special nei mazzi dark a caso, ci sta, e poi una volta per turno durante la nostra standby phase possiamo infliggere 500 danni all'avversario, ma dubito che questa carta rimanga lì, quindi un effetto un po' inutile. Poi abbiamo un aeroplanino di D che bannando uno alla mano mi pare che rientri dalle bannate, mi sa. Ok, e poi abbiamo finalmente una carta decente che è lo squadrone dei, non lo so come la tradurranno, dei coniglietti volanti, che è una specie di entrap con tre bellissimi coniglietti. Finalmente una carta decente, non per lo sneak assolutamente. Questa carta dice che durante la main phase dell'avversario, effetto rapido, possiamo selezionare come bersaglio un mostro che controlliamo, evocare specialmente questa carta. Se lo facciamo subito dopo che questo effetto si risolve, possiamo evocare sincro utilizzando quel mostro e questa carta. Quindi ci fa sincrare nel turno dell'avversario partendo dalla mano. Quindi una mossa che dovrebbe risultare inaspettata e che potrebbe sincro evocare dei mostri molto interessanti. Questo è un tuner, che è la cosa più importante da considerare. Tutte carte che in pillole, secondo me, ci stanno preparando all'avvento di Needle Fiber, perché arriverà prima o poi Needle Fiber, lo stiamo aspettando da tanto, e secondo me tutte queste piccole carte che fanno cose OP con i sincro, che ora non si fila nessuno, secondo me poi saliranno a bomba quando poi verrà lanciato Needle Fiber e il meta si andrà a spostare sulle evocazioni sincro. Sicuramente accadrà. Poi abbiamo questa baionetta qui, che è il classico mostro troll, che secondo me è uno di quei mostri che può andare a superare tutti gli altri mostri nello sneak, quantomeno. Dice che una volta per turno possiamo selezionare come bersaglio un mostro controllato dall'avversario e perderà 1000 di attacco per ogni mostro controllato dall'avversario. Quindi se l'avversario controlla due mostri, ne selezioniamo uno e lo abbassiamo di 2000. Questo è un 500 di base, quindi può andare sopra qualsiasi cosa sotto le giuste condizioni. Se ci fossero già tre mostri e abbassasse di 3000 l'attacco di un mostro, può andare sopra a qualsiasi roba, anche sopra un drago bianco o chi blu. Poi abbiamo questo micio stranissimo che fa cose ok. Durante la main phase possiamo rivelare la carta in cima al nostro deck, e se lo facciamo la specialiamo se era un mostro. E se lo facciamo, poi la mettiamo in fondo al deck durante la end. Se invece non era un mostro, oppure era un mostro che non poteva essere evocato special, lo mettiamo sotto al deck direttamente. Poi abbiamo sto coso qua che non fa nulla, si speciala, ma poi se ne va. Poi
Poi abbiamo la fusione GB, che è enorme, e l'artwork è spettacolare. Ora arrivano due o tre artwork di fila bellissime. Il gladiatore bestia Domitianus, che si fa con Vespasiaus più due mostri GB. Si evoca come gli altri. Una volta per turno, quando il nostro avversario attiva l'effetto di un mostro, effetto rapido, possiamo negare l'attivazione se facciamo distruggere quella carta. Possiamo scegliere i bersagli degli attacchi del nostro avversario e alla fine della battle phase, se questa carta ha combattuto, possiamo farla ritornare nell'extra deck ed evocare specialmente un mostro gladiatore bestia dal deck, quindi ci sta assolutamente. Poi abbiamo il Synchro Aromage, che è veramente bellissimo. Finché i nostri life points sono superiori a quelli dell'avversario, il nostro avversario non potrà selezionare come bersaglio le piante con effetti di carte. Poi, se questa carta è evocata sincro, possiamo aggiungere un Wet Wind, Dry Wind o Blast Wind dal deck alla mano. E se noi guadagniamo life points, possiamo selezionare come bersaglio una carta controllata dall'avversario e spaccarla. Poi abbiamo Synchro Tengyi, che è molto carino, sembra non azzeccare nulla con l'archetipo, però sì, c'è anche un sincro. E sì, come si vede dal disegno, pesta duro. Questa carta qua guadagna attacco pari all'attacco del mostro contro cui combatte, quindi fa sempre 3000 perché è un 3000 d'attacco, e poi può fare un secondo attacco durante questa battle phase su un mostro, quindi pesta duro e pesta doppio. E poi per finire la prima parte del video, perché il video sarà diviso in due parti, sennò non finiamo mai, abbiamo il Loyalist di granito, che è nient'altro che un rango 4 che staccando uno ci permette di aggiungere una roccia, quindi aggiunge Nibiru e aggiunge il mostro, il primate che abbiamo visto sopra, e ci permette alternativamente di evocare specialmente un mostro roccia dalla nostra mano coperto in posizione di difesa, quindi una grandissima sinergia con il mostro che abbiamo visto prima, che quando poi viene scoperto va a spaccare due. E poi abbiamo il primo Link 5, il nuovo firewall che deve uscire, il primo Link 5 tra virgolette, perché abbiamo già visto quelli delle prize card, però il primo Link 5 è disponibile per tutti, di cui andremo a parlare nella seconda parte del video. Questo è il più atteso secondo me, quindi ci aggiorniamo domani, tra 24 ore c'è la seconda parte del video, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto e ricordatevi che c'è il giveaway che sta andando avanti, quindi partecipate se volete ottenere dei premi gratuiti. E alla prossima!